La domanda di Flavio Capone per chi? Flavia. Allora, io ne ho una velocissima per Tommaso Agnese e una per Ilaria Gaspari. Allora, Tommaso Agnese, chiedo se si è immaginato qualcuno che potesse interpretare il suo protagonista, visto che ha un occhio cinematografico. E invece a Ilaria chiedo, visto che il romanzo è ambientato negli anni Ottanta, perché gli anni Ottanta, lei ha detto, sono una sorta di incubatore di cose che poi sono arrivate adesso. Quali sono queste cose? Perché proprio gli anni Ottanta? Allora, sentiamo Tommaso Agnese e poi Ilaria Gaspari. Tommaso. Assolutamente sì, e lo sa anche lui, Lino Guanciale, che ha letto il romanzo, conosce la storia. E commissario che Ricciardi. Sì, esatto, con cui abbiamo anche immaginato un possibile futuro. Beh, crociamo le dita. Ilaria? Allora, diciamo che sono molti, secondo me, gli aspetti che accomunano il nostro tempo agli anni Ottanta e anche alla rilettura che ne possiamo fare oggi. Beh, innanzitutto l'attenzione all'immagine, no? Si parla spesso appunto dell'edonismo, dell'individualismo degli anni Ottanta, che fanno parte di un riflusso che segue gli anni 70, gli anni di piombo. Quindi sicuramente da questo punto di vista anche appunto l'attenzione all'immagine, allo spendere per apparire, è una cosa che oggi abbiamo ereditato in pompa magna. E poi ci sono moltissimi altri aspetti che hanno a che fare, diciamo, anche col modo con cui il consumismo va in influenzare la percezione della propria libertà e della propria identità, che secondo me oggi emergono con una forza straordinaria, ma che negli anni Ottanta hanno iniziato a saltare in superficie. Quindi diciamo che io volevo scrivere un libro naturalmente che facesse pensare oggi e porre delle domande su oggi, e mi è sembrato corretto, come dire, creare questo filtro temporale con gli anni Ottanta, che peraltro sono anche molto forse più divertenti da raccontare, perché appunto avendo un livello di sviluppo tecnologico inferiore, tantissime cose che oggi in un batter d'occhio, in un clic, riusciamo a realizzare, lì prendevano molto più tempo, insomma, molto più pagine nel romanzo. Altri libri, altri autori. Vediamo.